gioca in casa. Ah beh, certo. Aspetta, vai, facciamo entrare. Vieni con me? Sì, sì. Scusa, dopo questo bel regalo, vuoi lasciarmi sola? Siamo in compagnia di Simona Bonafè, candidata all'Europea per il Collegio di Lazio Toscana, Umbria e Marche. Come vanno le cose? Renzi si sta muovendo? Arrivano i primi risultati? Beh, certo, stanno arrivando i primi risultati. Renzi procede con il suo governo spedito verso le riforme di cui questo paese ha bisogno ormai da troppo tempo. Contiamo di portare a casa, abbiamo già portato a casa l'approvazione in prima lettura della legge elettorale e stiamo continuando con le riforme, il superamento del Senato, la riduzione del numero dei parlamentari. È stata fatta una manovra economica che ha portato nelle tasche, che porterà nelle tasche degli italiani 80 euro in più a fine mese, e insomma direi che il governo procede. Certo, abbiamo da fare un passaggio ulteriore, che è quello di far procedere anche l'Europa. Per essere però più credibile in Europa è bene che si cominci a cambiare l'Italia, e poi arriveremo anche lassù, perché l'Europa così com'è è l'Europa del rigore, un'Europa che non ci piace. Vogliamo costruire invece l'Europa della solidarietà, della crescita, l'Europa che dia una risposta a quei 22 milioni di disoccupati, che sono un numero assolutamente, insomma, agghiacciante. Quindi... Ho sentito parlare per la prima volta di partite IVA. Guardi, io penso che il tema delle regole nel mondo del lavoro sia un tema importante. Abbiamo proprio in questi giorni in approvazione il decreto Poletti, che è un decreto che insieme al Job Act mira proprio a semplificare il mondo del lavoro, a dare delle risposte anche a quelle che sono le partite IVA e che oggi sono i meno tutelati in assoluto. C'è molto da fare anche sul fronte, appunto, del lavoro, sul fronte anche della politica industriale, e non solo di questo paese, dell'Europa in generale. Io credo che in Europa oggi si possa puntare di più sui temi dell'innovazione, della conoscenza, e noi in Italia dovremmo puntare di più sul Made in Italy. Tornando ai temi concreti, le rendite finanziarie e l'evasione fiscale, due fondi dalle quali potrebbero derivare quei miliardi che potrebbero, diciamo, sufficientemente mettere a posto almeno qualche cosettina. Beh, la lotta all'evasione è un imperativo, insomma, è una politica che molti anche prima del governo Renzi hanno provato a intraprendere e che ora vogliamo continuare a portare avanti. Sulle rendite finanziarie va detto che i provvedimenti di cui parlavo prima, per esempio la riduzione del 10% dell'IRAP, è un provvedimento che verrà finanziato con l'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie, e non solo. Gli 80 euro di cui parlavo prima, una parte verrà finanziata attraverso l'aumento del prelievo, per esempio sulle plusvalenze bancarie. Quindi diciamo che, appunto, a chi ha avuto di più in questi anni stiamo cominciando a chiedere un po' di sacrifici per dare la possibilità alle famiglie, che oggi sono quelle che hanno subito di più la crisi, di respirare un po'. La maggior parte del giornalismo italiano è scettico, dalla Gruber quando va in televisione a tutti un po' a Mentana, i vari Bruno Vespa, sono scettici sul vostro operato. Voi però date sempre risposte sicure e certe. Saranno anche scettici, però intanto il decreto che finanzia queste misure è il decreto di settimana scorsa, quindi insomma non resta che aspettare e che vedere. Io penso che le condizioni per cambiare verso l'Italia ci siano tutte. Ultima domanda: uniti si vince, divisi si perde. Cosa fa il vecchio partito? Cuperlo, Fassino, D'Alema, Veltroni e compagnia bella? No, ma guardi, io penso che queste siano divisioni che fanno bene solo al giornalismo, o meglio alimentate da un certo giornalismo. Penso che oggi nel Partito Democratico siamo tutti molto consapevoli che abbiamo davanti la sfida importante di cambiare questo paese, e a nessuno sfugge che quella è la missione. Certo, il nostro è un Partito Democratico che non prende ordini dall'alto, un partito che considera la discussione, che considera le opinioni altrui un valore aggiunto.
appunto, quindi ci confronteremo in tutte le sedi possibili e immaginabili, ma sono convinta che al momento di votare saremo compatti, perché abbiamo capito che oggi gli italiani aspettano una risposta da noi. Un grande in bocca al lupo per le europee.